Bene, rieccoci in studio. Come vi ho anticipato prima, ci occuperemo adesso di consiglio comunale, di attività consigliare. Ovviamente facciamo riferimento al consiglio comunale di Caltagirone, che ieri sera è tornato a riunirsi, facendo tarda ora, però è stato votato qualcosa che potrà dare la possibilità alla città di Caltagirone di avere uno strumento, che è lo strumento urbanistico, il PRG. Ma tutto lo facciamo spiegare, e quindi anche le novità, ad Enzo Di Stefano. Buonasera Stefano, Buonasera. grazie di aver accettato il nostro invito Grazie a voi. per informare la città, ovviamente. E Stefano, lo ricordo, è il capogruppo per la città che vogliamo, un gruppo consigliare che dà il proprio sostegno all'attività consigliare e che ieri sera si è speso in che modo? Ieri sera, Intanto. sì, intanto diciamo che ieri sera è stata un'importante seduta che, al termine della quale abbiamo finito intorno all'1:30, quindi una A lunga. che ora avete iniziato? Abbiamo iniziato poco dopo le 20, però diciamo, la prima fase è stata occupata dalle comunicazioni, perché in base al regolamento ciascun consigliere può intervenire per 3 minuti per sottoporre questioni di carattere urgente e importante. Io, per esempio, sono intervenuto per stimolare l'amministrazione ad attivarsi per evitare il rischio che si perdano delle risorse importanti per Caltagirone, per questo Risorse territorio. economiche di Stefano? Risorse economiche, certo, stiamo parlando di oltre 33 milioni di euro per la Aspetta. strategia SNAI, mi riferisco alle aree interne. C'è una strategia nazionale, in Sicilia è articolata in 5 aree interne, e la nostra del Calatino è composta di 8 comuni. Caltagirone è il comune capofila, e la nostra preoccupazione qual è? Prendendo lo spunto da un'importante tavola rotonda, un convegno che ha fatto la CGIL di Caltagirone la settimana scorsa, che ha, alla presenza di sindaci che erano stati invitati, detto che ci sono ritardi notevoli, e questi ritardi, poiché siamo dentro la programmazione Mi perdoni, regionale, ritardi notevoli di cosa? Di che per natura? l'adozione di questa strategia che riguarda la zona interna del Calatino, di questi 8 comuni, perché ancora siamo alle fasi preliminari della bozza di questa strategia, quando invece altre aree interne, per esempio quella del Simeto, di Sì. cui fanno parte il comune di Adrano, Biancavilla, Centuripe, giorno 11 firma con la regione, quindi definisce completamente questa strategia. Significa poi che verranno fatti i decreti di finanziamento per 32 milioni di euro per quell'area, ma anche l'altra area interna, quella delle Madonie, è già a buon punto questa, per fare un confronto, questa strategia, questo programma di interventi l'ha già approvato nel giugno 2017. Nel nostro caso Un si anno di tratta di anticipo rispetto a noi. finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture, di servizi nei settori della mobilità, nel settore dell'istruzione e della salute. Quindi c'è stato un campanello d'allarme che è stato suonato dalla CGIL, ma anche gli altri sindaci hanno ammesso che ci sono ritardi, e siccome c'è una tempistica ben precisa, perché stiamo parlando del programma operativo regionale Il famoso 2014-2020, porco, però. siamo già nell'estate del Il 2018, porre, no, di Stefano, sì, e quindi per i bisogna nostri il porre, telespettatori, sì, la così. programmazione. L'Europa richiede dei tempi stretti, quindi non solo per la definizione degli interventi, ma poi anche per la realizzazione, la rendicontazione, il tutto entro il 2020. Quindi il rischio è che si possano perdere queste. Quindi noi abbiamo fatto appello al sindaco a superare questi ritardi, a esercitare un ruolo di leadership territoriale come sindaco del comune capofila, a Sindaco di raggiungere la Caltagirone. sintesi tra gli 8 comuni e a definire appunto interventi che siano conducenti e che ci facciano stare dentro la tempistica prevista. E quindi è importante questo convegno che ha fatto la CGIL, noi l'abbiamo rilanciato, questa nostra preoccupazione, che è nell'interesse ovviamente di Della Caltagirone e di comunità. questo territorio, perché questo territorio non può essere la campagna, qualcuno l'ha definita anche il deposito, la discarica della città metropolitana, della città di Catania, perché tutte le tendenze
sembrano andare verso Catania, una diciamo impostazione catanocentrica, vuoi per la sanità, poi magari in qualche altra occasione ne parleremo, vuoi per i rifiuti, per esempio questo piano che ha approvato la giunta regionale della riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti in Sicilia, che prevede la riduzione da 18 a 9 ATO, uno per ogni provincia, quindi nel nostro caso l'eliminazione dell'ATO del Calatino sul Simeto, composta da 15 comuni, che è un ATO virtuoso perché ha gli impianti, ha una raccolta differenziata come media del 65%, mentre a Catania è intorno al 20%, nella zona nord, Catania Nord 30%, quindi diciamo che anche per quanto riguarda queste possibilità, queste opportunità, diciamo che è fondamentale avere risorse preziose per poter dare sviluppo a questo territorio, contrastare i fenomeni di abbandono, dello spopolamento di questi comuni, soprattutto i comuni più piccoli, San Cono, San Michele, Mirabella, ma l'andamento demografico diciamo riguarda anche Caltagirone. Non fosse per i residenti diciamo extracomunitari o comunitari di diversa nazionalità, probabilmente il saldo demografico sarebbe negativo, noi ci attestiamo sui 38.000 abitanti, forse qualche cosa in meno, e quindi questa strategia serve proprio a contrastare questa marginalità economica, sociale, territoriale, e dà opportunità per rilanciare lo sviluppo nei diversi settori di cui parlavo prima. Quindi io all'inizio ho focalizzato i miei 3 minuti nel fare presente che ci sono questi ritardi che vanno superati, e quindi funziona di stimolo. Ma alla fine avete approvato? No, non era l'ordine del giorno, era la possibilità che avevo in questi 3 minuti di far presente che c'è questa necessità di darsi una mossa da parte del nostro sindaco, che è il sindaco del comune capofila. E poi come avete proceduto? E poi è iniziata la discussione sulle direttive generali per la revisione del piano regolatore generale. È stata una discussione molto ricca, molto utile, appassionata, che appunto ci ha fatto arrivare all'1:30 di notte. Questa discussione è avvenuta, ahimè, ancora una volta in assenza del sindaco Ioppolo. Su un importante provvedimento come questo sarebbe stata doverosa, opportuna, utile la sua presenza, perché chiaramente c'è sempre da imparare qualche cosa da quello che dicono gli interlocutori. Gli amministratori, chi era presente? Era presente il vice sindaco Grutadauria, che diciamo è, io scherzosamente lo definisco, ma lui ci ride pure sopra, essendo un ettrino, perché lui è assessore all'urbanistica, quindi questa cosa è assessore a Ramo, poi è anche vice sindaco e anche consigliere comunale, quindi ha votato pure lui i vari emendamenti, il provvedimento, ma diciamo che il sindaco farebbe bene a scendere dal piedistallo, a non snobbare il consiglio comunale come fa molto spesso, e a misurarsi, a cimentarsi con i consiglieri e a non venire a ogni morte di papa solo per quando c'è l'occasione per prendere qualche applauso. Non essendoci il sindaco, dico che magari avrà avuto le sue buone ragioni per non essere presente. Non so. Sì, però ci sono delle. Quando c'è una seduta di ordinaria amministrazione lo posso capire, ma quando ci sono provvedimenti come quello del piano regolatore generale che riguardano la pianificazione di questo territorio, della sua città, di creare uno sviluppo urbanistico armonico che può rappresentare un volano formidabile per lo sviluppo anche delle attività produttive economiche della nostra città, delle attività culturali, per la difesa e la promozione del nostro ambiente, io penso che in queste occasioni importanti bisogna esserci. Io la vedo molto contrariato sul fatto dell'assenza del sindaco Ioppolo. Ma non è un fatto personale. Avete poi approvato il provvedimento? Certamente, diciamo, la vita va avanti lo stesso, ci mancherebbe altro, però voglio dire. Perché è così contrariato? Scusi. No, credo che sia doveroso, perché non è un fatto personale del sindaco che per esempio può decidere o non decidere e a far proprio nominare, rimpiazzare un assessore che si dimette. Lei lo sa che c'è l'assessore di gara, si è dimesso più di un anno fa, era assessore alla cultura e non è stato più rimpiazzato.
E non vale l'argomento di Joppolo che dice ma le deleghe le ho assunte io, quella alla cultura, quella che aveva Di Cara. Sì. Perché dovendo fare 10.000 cose un sindaco, i punti sono due. O tu le deleghe le hai assunte solo nominalmente senza esercitarle, oppure se decide di esercitarle sin in fondo, in una città di 40.000 abitanti, con le caratteristiche che ha Caltagirone, città di cultura, d'arte, devi trascurare necessariamente altre cose, trascurerai altre cose, perché non si è onnipotenti, l'uomo ha i ma questo, propri questo limiti è un altro argomento, penso non quindi c'è di nulla il piano regolatore. Il fatto di non, avere, di non avere un assessore dentro la giunta non è un fatto che riguarda come dire, l'interesse di personale o politico di Joppolo, riguarda tutta la città, perché la conseguenza è un rallentamento dell'azione amministrativa di questa amministrazione, quindi un risultato negativo per la popolazione. Il piano regolatore generale con la seduta di ieri sera, qual è? Cioè perché sta... No, sto dicendo che è una costante snobbare le istituzioni, snobbare il Consiglio Comunale, in un'occasione importante come questa, a mio avviso il sindaco doveva esserci. Però, come dire, siamo andati avanti lo stesso, io ci tengo a dirlo questo perché... Snobbare non penso, cioè è lui l'istituzione, lui stesso l'istituzione, quindi snobbare... Snobbare il confronto, la magari discussione... Magari lei dice, giustamente, che perché un amministratore deve avere capacità di ascolto, sì, oltre che capacità poi di tradurre in voglio azione. Dire, non può snobbare se stesso perché... No, ha snobbato i 24 consiglieri comunali che siedono nell'aula consigliare, questa è la sua idea. Una mia idea assolutamente, come dire, di cui sono estremamente convinto. In ogni caso il Consiglio... Però i voti sono stati unanimi. Ma certo, perché qua io quando dico queste cose non di è questo che è soddisfatto. Per partito perso, per partito preso. Sono assolutamente soddisfatto e ho lavorato assieme al mio gruppo perché si arrivasse a questo risultato. In questo provvedimento che è stato approvato credo con 21 voti su 21 presenti in consiglio, i consiglieri sono 24, c'è il segno della nostra azione. E mi dica in che modo? Sul piano metodologico intanto, perché noi abbiamo preteso e ottenuto che, proprio perché è importante per la ragione che dicevo prima, fossero coinvolte tutte le realtà associative della città di Caltagirone, gli ordini professionali, le organizzazioni di categoria, e diciamo tutti i soggetti che costituiscono il tessuto appunto associativo di Caltagirone. Abbiamo svolto circa 15 riunioni della terza commissione consigliare che è presieduta dal consigliere Sergio Domenica, a cui va il mio ringraziamento, perché riconosco di aver condotto i lavori con equilibrio, con competenza, con apertura, essendo disponibile, diciamo, a tutte le sollecitazioni, le esigenze evidentemente non personali, ma conducenti al miglioramento del provvedimento, che sono venute dalla Commissione, che ha condotto quindi i lavori, ripeto, con equilibrio, garantendo il pluralismo e garantendo che tutti si potessero esprimere. Tutte queste associazioni, queste categorie, ordini professionali, hanno avuto modo anche non solo di intervenire, e noi li abbiamo ascoltati con molta attenzione, ma anche di depositare relazioni, memorie, documenti che per noi sono state preziose. Gli emendamenti che noi abbiamo presentato hanno tratto lo spunto principalmente dall'audizione di queste associazioni, di queste categorie, non sono state emendamenti che ci siamo inventati autoreferenziali. E appunto il secondo motivo che volevo dire di questa mia soddisfazione è che su 25-26 emendamenti che in totale che sono stati approvati, un numero rilevante, quindi sì, come dire, il provvedimento è arrivato in una certa maniera ed è arrivato, diciamo, avendo delle linee che noi già per noi condivisibili, principalmente quella del consumo zero del suolo, quindi di non realizzare altre costruzioni, di non cementificare ulteriormente, di non espandere urbanisticamente la città nelle zone agricole, perché questo non è motivato, non è giustificato né dall'andamento demografico di cui ho e parlato. Qual è l'alternativa di Stefano? L'alternativa è quella di perché la gente, se vuole costruire, come fa? Di valorizzare, di ristrutturare, di
procedere, diciamo, a utilizzare il patrimonio edilizio che noi già abbiamo nella nostra città, non solo il centro storico ma anche la parte nuova della città, e comunque di consentire, diciamo, realizzazioni che siano di ricucitura tra la zona agricola e quella che è il centro abitato, questa ricucitura del tessuto urbanistico. Quindi non stiamo parlando di un divieto assoluto di poter realizzare altre, una specie di, ma comunque di la filosofia giusta è quella di non espandere ulteriormente rispetto, delle zone vuote? Rispetto ai confini, alla delimitazione che ha il centro urbano di Caltagirone. L'altra cosa importante è che è prevista il meccanismo della perequazione urbanistica, di una compensazione perequativa che consiste nel fatto che lo spieghiamo con parole semplici: non avendo i comuni, non solo il comune di Caltagirone, la possibilità di procedere ad esproprio di aree per poter realizzare opere pubbliche, infrastrutture, come è avvenuto in passato. Noi adesso ci stiamo ritrovando, diciamo, tanti debiti fuori bilancio perché in passato furono fatte queste esproprie per realizzare opere pubbliche. Non avendo più questa possibilità di farlo i comuni, è previsto questo meccanismo per cui in un'area dove era prevista, faccio un esempio, realizzazione di verde pubblica attrezzato, che per anni e anni è rimasta vincolata quell'area, quindi senza che il bene comune ne traesse un beneficio, i cittadini ne traessero un beneficio, quindi non si è realizzato l'area verde pubblica attrezzata perché il comune non ha avuto e non ha le risorse. Ma era destinato a quello, tipo le giostrine? Il privato è stato bloccato, come dire, in una proprietà che non ha avuto modo di utilizzare. E allora, diciamo, questa compensazione come avviene? Si consente tutto regolamentato, ovviamente, con con una disciplina delle norme, molto dei paletti molto fermi, in cui il privato realizza una costruzione per fare un appartamento, faccio un esempio, un appartamento per le esigenze familiari, e però, diciamo, poi interviene nella realizzazione concede la restante area per consentire la realizzazione del verde pubblico e attrezzato a disposizione della collettività di Caltagirone. Quindi, diciamo, uno scambio contrattato che è appunto compensativo, che mette assieme le esigenze del privato, il diritto sacrosanto alla proprietà privata, ma è quello anche collettivo, pubblico, di avere i servizi che in una maniera diversa un comune non riuscirebbe mai a realizzare, nella fattispecie l'area verde pubblica attrezzata. E quindi, dicevo, quindi non c'è nessuna motivazione, anche perché appunto Caltagirone è una città che potrebbe essere benissimo di 60.000 abitanti. Se tu poi espandi ulteriormente la città, devi realizzare le urbanizzazioni primarie e secondarie, quindi le strade, la luce, le fognature. Va da sé questa cosa. Va da sé, quindi è chiaro che tutto questo è assolutamente insostenibile. Noi poi abbiamo un nostro bellissimo centro storico, e la filosofia, anche qua il principio, è che va visto come una risorsa, quindi non come una cosa bella da contemplare, da museificare, da imbalsamare, ma da rivitalizzare, da far vivere intanto ai cittadini del centro storico. Diciamo che per adesso siamo ancora nella fase delle direttive generali, le linee guida, perché poi questo va detto. Noi ieri sera abbiamo fatto un importante, grosso passo avanti, ma l'iter prevede che poi successivamente, sulla base di queste direttive generali, si dovrà procedere alla elaborazione dello schema di massima che dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale, quindi il Consiglio Comunale tornerà di nuovo a pronunciarsi, e siamo nella fase quella di un piano, di un progetto di dettaglio in cui appunto tutte queste misure in maniera vengono concretizzate. Il Consiglio poi non è che lo approva, anche perché la legge prevede che l'approvazione avviene da parte della Regione Siciliana. Il Consiglio lo adotta, lo manda a Palermo prima si riunisce il CRU, che è il Comitato Regionale Urbanistica, che deve dare il parere, che è obbligatorio. Stiamo parlando di un organo pletorico che è fatto da più di 70 componenti, e poi alla fine l'ARTA, che è l'Assessorato Regionale al Territorio Ambiente,
firma il decreto, spalmando, può fare anche delle prescrizioni. Stefano, spalmando questo nel tempo, tutto ciò quando potrebbe accadere? Cioè, per è stato detto ieri sera che molto realisticamente questo Consiglio Comunale probabilmente non vedrà la luce. Ed è il motivo per cui noi da subito, proprio perché appunto l'iter che ho descritto è abbastanza lungo nei tempi, proprio per questo noi come gruppo consigliare per la città che vogliamo, primo firmatario io, con una interrogazione dei primi di novembre del 2016, due anni fa, abbiamo sollecitato l'amministrazione a mettere mano immediatamente appunto alla revisione del piano regolatore generale, perché veda, ci sono gli strumenti di programmazione, abbiamo parlato prima delle aree interne, giusto? Sì. Ma lo stesso discorso vale per il piano strategico di sviluppo, vale per la riorganizzazione degli uffici, quindi per l'organizzazione per macro aree, ma vale per il piano regolatore generale. Sono provvedimenti di programmazione che richiedono tempo, per cui un sindaco queste cose le deve fare all'inizio di mandato, non le può fare a metà mandato, perché poi appunto il rischio è che si slitta nel tempo e il rischio è che nel mandato che svolge, sia il sindaco che il Consiglio Comunale, non vede la luce questo e si perdono anche delle opportunità in termini anche di finanziamento. Ecco perché noi sollecitavamo questa cosa, che poi è intervenuta una direttiva sindacale nel gennaio 2017. Il provvedimento poi è stato approvato dalla Giunta a dicembre 2017, quindi noi la commissione ha iniziato a lavorare a gennaio di quest'anno. Quindi dice, sono due anni di ritardo, a gennaio di quest'anno, in merito a questo, e quindi è chiaro che questa cosa poteva essere fatta prima, ma andiamo avanti. Io voglio focalizzare quelli che sono appunto gli elementi, i punti salienti di questa revisione del piano regolatore generale, appunto i motivi che ci hanno portato a votare a favore, perché abbiamo dato un contributo. Noi abbiamo presentato in tutto 15 emendamenti. 15 emendamenti, di questi 15 emendamenti 12 sono stati approvati, 3 li abbiamo ritirati, 12 sono stati approvati. Io ringrazio nuovamente i colleghi che li hanno approvati, diciamo che 9 già in commissione sono stati approvati e poi sono stati calati nel provvedimento delle direttive generali che ha approdato in aula. In aula poi ne abbiamo presentati altri 4, uno l'abbiamo ritirato e 3 approvati. Io adesso magari brevemente dirò il contenuto di questi emendamenti, anche perché di cosa comunque stiamo parlando. Il fatto che siano state approvate, come vede, significa che anche dall'altra parte, da parte dei consiglieri di maggioranza, c'è il riconoscimento del nostro ruolo propositivo, della bontà, della qualità delle proposte che noi facciamo. In questo caso per il piano regolatore generale, ma il discorso vale per il bilancio, vale per tutte le altre questioni che trattiamo in Consiglio Comunale. Allora, di questi 15 emendamenti… Prima degli emendamenti, una domanda semplicemente di curiosità sulla sua persona. La vedo particolarmente soddisfatto, però vorrei capire, una nota positiva, se la sua soddisfazione nasce dal fatto che vi siete trovati tutti coesi e sul fatto che è stato approvato il piano regolatore generale, cioè le linee guida del piano regolatore generale. Una mia curiosità, diciamo, perché la vedo troppo soddisfatta. Per l'uno e per l'altro, perché davvero abbiamo fatto un lavoro, siamo stati coesi come gruppi consigliari di maggioranza e di opposizione. Quindi tutti insieme per grazie la città. Grazie a questa gestione dei lavori della terza commissione, positiva da parte del presidente Sergio Domenica. Ripeto, gli altri consiglieri hanno approvato i nostri, ma noi abbiamo approvato anche gli emendamenti degli altri colleghi di maggioranza che abbiamo ravvisato, quelli che abbiamo ravvisato naturalmente. Ma, diciamo, la sua soddisfazione per tutti. Entrambi i motivi. E quindi praticamente è stato migliorato di molto questo provvedimento delle direttive generali. Sono delle direttive che sono veramente qualitativamente rilevanti, proprio perché c'è stato questo lavoro ravvicinato, perché una cosa è quando si discute in 30 persone in un'aula, un'altra cosa è quando si è in 6-7, no? C'è un confronto più diretto, più ravvicinato, c'è la presenza degli uffici, si vede se un emendamento è sostenibile normativamente o se non lo è, se è ammissibile, se non è ammissibile. Certo. Quindi è stato fatto un ottimo lavoro e ripeto, c'è stato questo metodo partecipativo, io sono soddisfatto anche per questo, che le associazioni
degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, le associazioni ambientaliste, loro, cioè tutti, non li cito uno per uno, hanno dato il loro contributo e noi siamo stati messi, abbiamo ascoltato, ci siamo messi in una condizione di ascolto e poi abbiamo riflettuto e tradotto in emendamenti queste, questi suggerimenti. Oso nel dire finalmente tutti insieme per la città. Ma non è la prima volta, noi tantissimi provenienti, veda, li approviamo all'unanimità in Consiglio Comunale, perché intanto sono pochissimi i provvedimenti che arrivano su impulso della Giunta, sono pochissime. Se andiamo a vedere, la gran parte delle deliberazioni hanno oggetto mozioni, ordini del giorno e interrogazioni, quindi attività ispettiva di indirizzo, e queste le approviamo quasi tutte all'unanimità, vengono apportate degli emendamenti. Ma gli stessi provvedimenti della Giunta, noi abbiamo consentito, in tanti casi abbiamo votato anche a favore, diverse volte ci siamo astenuti, ma sempre abbiamo garantito il numero legale, proprio perché c'è questo spirito costruttivo, perché noi siamo un'opposizione che è in positivo, costruttiva, lo dimostriamo con i provvedimenti e con la garanzia, garantendo il numero legale. Perché veda, per potersi riunire in prima convocazione il Consiglio ha bisogno della presenza di 13 consiglieri, spesso ce ne sono della maggioranza 10, 9, basta, cioè se i consiglieri dell'opposizione uscissero, il Consiglio non si potrebbe nemmeno riunire. Se vorreste fare ostruzione, sì. Ma non è la nostra intenzione, non è questa, perché poi dice, ma è chiaro che c'è una responsabilità individuale. Ma politicamente chi è maggioranza deve dimostrare di essere maggioranza, perché c'è stata attribuita anche un premio di maggioranza, la normativa sull'elezione del sindaco prevede che in questo caso sono stati 15 consiglieri su 24 attribuiti al sindaco Ioppolo, poi qualcuno magari nel frattempo si è collocato diversamente, è uscito dalla maggioranza, ma comunque in ogni caso, ecco, quello che voglio trasmettere ai cittadini è che proprio andando a vedere le delibere è la dimostrazione della nostra positività, della costruttività nell'interesse della città. Torniamo a parlare dei vostri contributi come gruppo consigliale. Stavo dicendo che l'emendamento numero 1 che abbiamo presentato riguarda la prevenzione del rischio sismico. Noi siamo in un territorio ad alto rischio sismico, quindi diciamo all'interno del piano regolatore prevedere tutti quei meccanismi che siano orientati a incentivare i cittadini che procedono alla messa in sicurezza, a interventi di manutenzione delle proprie abitazioni, proprio per prevenire questo rischio sismico, ma non diciamo individualmente, previa elaborazione di un piano urbanistico che si chiama microzonizzazione sismica. E quindi prevedendo, sulla scorta di quello che è stato fatto a livello nazionale, dove si prevede l'ecosisma. L'ecosisma è un incentivo che lo Stato dà a chi interviene in questa direzione per fare delle manutenzioni nelle unità abitative, nelle unità edilizie per prevenire il rischio sismico. Quindi questo emendamento che è stato approvato prevede che il Comune di Caltagirone deve orientare dando degli incentivi, deve incoraggiare i cittadini a fare questo tipo di interventi in chiave anti-sismi, interventi, incentivi di tipo economico, azionando la leva tributaria. Altri emendamenti sono indirizzati verso una concezione di uno sviluppo ecosostenibile della città, pensando a una mobilità sostenibile, e quindi la proposta di realizzare dei percorsi ciclabili dedicati nella nostra città, laddove la larghezza delle strade, l'orografia, quindi il fatto di essere zone pianeggiante lo consente, penso al Viale Europa, alla Via Santa Maria di Gesù, alla Via Fisicara, eccetera, eccetera, quindi prevedendo dei percorsi ciclabili, famiglia-lavoro, famiglia-scuola, che diciamo sono positivi, ciclabili, certo, realizzando. Non occorrono nemmeno interventi costosi, molto spesso è sufficiente la segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto del codice della strada,
Ma tutto questo può portare, diciamo, intanto a far affermare uno stile di vita positivi, che hanno a che fare con la salute, anche nella nostra città, che già si stanno affermando, noi vediamo tante, l'utilizzo di mezzi elettrici, per esempio, l'uso della bicicletta nella nostra città si sta diffondendo molto, ma anche decongestionando il traffico, che soprattutto nelle ore di punta e anche nella nostra città ha momenti di criticità. Abbiamo anche proposto un altro emendamento a tale proposito, che è quello di localizzare delle aree dove prevedere delle centraline per la ricarica dei mezzi elettrici, quindi appunto i motocicli, le biciclette, in prospettiva anche le auto e si spera in futuro anche i bus. Ancora, interventi per quanto riguarda la difesa del suolo e del sottosuolo, sempre in chiave di sviluppo ecosostenibile. Un emendamento approvato prevede che il comune non deve dare autorizzazione, deve negare qualsiasi tipo di autorizzazione o concessione alle società petrolifere che vogliano fare le trivellazioni per l'estrazione, la ricerca e la produzione e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Perché noi dobbiamo puntare non sulle energie fossili, sul petrolio, che tanti danni ha provocato, prima tra tutti il buco nell'ozono, l'effetto serra, ma dobbiamo puntare su energie rinnovabili, sfruttando il sole, con il fotovoltaico, con il vento, la geotermia. E quindi, siccome ci sono degli interventi di private che insistono sul bosco di Santo Pietro, che è un'area naturale protetta, e poi ci ha spiegato la regione che è uno dei motivi per cui si tarda a riproporre, a restituire il decreto della riserva naturale orientata che qualche anno fa è stato annullato, proprio perché ci sono queste richieste di queste società petrolifere per le trivellazioni, quindi no trivellazione. Inoltre, altri incentivi per i cittadini, sempre utilizzando la leva tributaria, che utilizzano i materiali di bioarchitettura, di bioedilizia, quindi materiali termoisolanti nella realizzazione, nella ristrutturazione delle proprie abitazioni. Sulla scorta dell'ecobonus, avendo come modello l'ecobonus che c'è a livello nazionale. Inoltre, siccome la civiltà di un popolo, diceva il Mahatma Gandhi, si misura anche dal modo in cui un popolo appunto tratta gli animali, abbiamo previsto, spesso abbiamo parlato di prevenzione del randagismo, di animali da compagnia, l'importanza degli animali domestici, prevedere delle aree di sgambettamento, un'area di sgambettamento per i cani, e quindi un'area che sia delimitata, fornita di servizi, quindi un segnale piccolo ma ben preciso in questa direzione. C'era qualcosa in particolare che mi stava a cuore e non è andato in porto? No, abbiamo poi riflettuto, quelli che abbiamo ritirati autonomamente, poi abbiamo presentato altri emendamenti in aula, quindi nel momento successivo alla presentazione, oltre a questi 9 in commissione, che li voglio dire, che ci stanno molto a cuore. Allora, 2 riguardano la frazione di Granieri, l'emendamento A l'abbiamo chiamato così. E che cosa consistono? Poiché partendo dal fatto che quella comunità di 500 anime che vive in un territorio distante 18 km da Caltagirone, comunità laboriosa, fattiva, che incentra le proprie attività economiche fondamentalmente sull'agricoltura, sulla viticoltura in particolare e le attività connesse, ma anche sull'artigianato, ci sono delle attività artigianali anche di pregio che assicurano lavoro, quindi sono importanti per la produzione di beni e di servizi, ma anche per la produzione di reddito, assicurando alle maestranze occupazione. E quindi noi abbiamo chiesto con questo emendamento che è stato approvato di disciplinare, regolamentare la possibilità di nuovi insediamenti artigianali da parte di chi li voglia porre in essere, ma anche di consentire l'ampliamento di quelle attività artigianali già esistenti,
Il secondo emendamento, sempre relativo a Granieri, ha a che fare con il patrimonio edilizio che, essendo di datato, è caratterizzato da una vetustà delle abitazioni, della tipologia delle abitazioni, rispondendo certamente alle esigenze, diciamo, della società del passato. Sì. Ma una giovane coppia che voglia, distaccandosi dalla famiglia di origine, voler mettere su casa, volendolo fare avendo legittimamente aspirazione di standard qualitativi abitativi migliori, più rispondenti alle esigenze attuali, deve poterlo fare. Ecco perché abbiamo proposto un piano particolareggiato di risanamento e di sviluppo sostenibile, che consenta sia in termini di ristrutturazione di abitazione, sia di costruzione su loculi, su immobili disponibili, nelle linee guida, su terreni disponibili, però diciamo con due paletti: uno legato naturalmente all'andamento demografico, anche qua, quindi una, diciamo, limitata possibilità in questa direzione; due, di legare tutto questo all'utilizzo appunto di materiale di bioedilizia, di prevenzione dal rischio sismico, di risparmio energetico. E quindi noi siamo molto soddisfatti, perché questo è il frutto non di una improvvisazione. Tutti questi emendamenti sono frutti del programma nostro, che era quello del professore Pignataro, che è stato candidato della nostra coalizione, ma il frutto dell'ascolto di cui parlavo prima, non solo delle associazioni in commissione, ma anche con i cittadini. Noi l'8 di giugno abbiamo svolto un importante incontro, l'ennesimo, diciamo, l'ultimo è stato questo, con i cittadini di Granieri, che ci hanno sottoposto tutte queste esigenze di quella comunità. Quindi noi abbiamo recepito, ci siamo impegnati a farci carico di queste esigenze manifestate, alla presenza tra l'altro anche del delegato della frazione, del signor Velardita, Mario Velardita, nominato dal sindaco. Intraprendente Mario Velardita. Assolutamente, quindi diciamo che è una figura istituzionale che abbiamo invitato, lo abbiamo fatto come gruppo per la città che vogliamo, anche come Partito Democratico di Caltagirone, che era presente là con il suo segretario, e ci hanno detto anche che era importante la realizzazione del cimitero a Granieri, che è un'antica aspirazione e che è previsto anche dalla convenzione del project financing, che ha ad oggetto l'ampliamento in corso del cimitero di Caltagirone, ma prevede anche la realizzazione di un nuovo cimitero a Granieri per le esigenze di quella frazione. Tantissimi. Se ne parla da tanti anni, ma c'è, come dire, l'oggetto è previsto da questo contratto, da questa convenzione, e quindi noi abbiamo già presentato una mozione che sarà discussa proprio questo venerdì, è all'ordine del giorno e verrà discussa. Io colgo l'occasione per invitare i cittadini di Granieri di venire numerosi in consiglio comunale a partecipare, per seguire in presa diretta questa importante discussione, e mi auguro l'approvazione unanime da parte del consiglio comunale per coronare questa antica legittima aspirazione dei cittadini di Granieri, perché non devono poter fare 18 chilometri per poter pregare sulla tomba dei propri cari, e che non possono nemmeno andare a tumulare i propri cari nel comune vicino di Mazzarrone, che è solo a 5-6 km, ma è un altro comune, c'è una carenza di loculi pure là, per cui legittimamente il comune di Mazzarrone dice: ah, questo problema lo deve risolvere Caltagirone. Certo, Caltagirone lo ha risolto con una pianificazione di 15 anni, di 20 anni, prevedendo 10.000 loculi. A suo tempo il contratto è a partire dal 2008, però è legittima l'aspirazione dei cittadini granieri di portare, per esempio, dal cimitero di Granieri, di trasferire appunto i propri cari nel cimitero di Granieri, oltre che dal cimitero di Mazzarrone. E quindi siamo soddisfatti per tutti questi motivi. Un altro emendamento, poi, infine, che è stato approvato, è quello relativo alle popolazioni nomadi, i Rom, i Sinti, queste comunità che molto spesso arrivano a Caltagirone e si vanno a piazzare, vanno a stanziare nel piazzale Peppina, lì, per intenderci, dietro la piscina, o nel parcheggio San Giovanni, il tutto, diciamo, senza che vi siano dei servizi, e adesso, con delle conseguenze anche sotto il profilo del decoro, spiacevole anche. Abbiamo con un emendamento chiesto
di attuare una normativa nazionale che prevede, che in capo ai sindaci pone, come dire, l'obbligo di individuare, localizzare delle aree proprio per le popolazioni nomadi, per le comunità nomadi, che siano delimitate, che siano fornite di punti acqua, avete già un'idea di punti zona? Acqua, di scarico, di luce. Stefano, avete già un'idea della zona? Poi sarà l'ufficio magari a proporlo quale ma sarà. Ma voi in testa avete un... idea? Magari poi quando verremo chiamati a confrontarci anche nello schema di massima, potremo magari sulla base di uno studio approfondito di confronto, però l'esigenza è un vostro emendamento. Un nostro emendamento. E quindi secondo me l'avete già pensato. Ma ci confronteremo con tutti, con l'ufficio. Ma quale potrebbe perché essere? Noi non siamo abituati a improvvisare, a sparare. Le proposte dobbiamo vedere, però l'esigenza. Io capisco che sta parlando con cognizione di causa, mi sì, faccio capire quale potrebbe essere secondo voi questa zona. C'è un'esigenza, l'esigenza di disciplinare questa materia per garantire il decoro, senza la dubbio, dignità delle persone. Quando parlo di dignità, ma mi riferisco sia alla dignità di queste persone. Me lo vuole dire o non me lo vuole dire la zona? No, l'emendamento impegna. L'amministrazione è individuale, poi saranno gli uffici a dire. Allora mettiamolo così, quale potrebbe essere la proposta? Noi non siamo tecnici, cioè, poi vedremo gli uffici quale sarà la localizzazione. Ma guardi, più. Se sempre è solo una domanda di pura curiosità. Ma io non sono un tecnico. Ma voi avete pensato, magari qua potrebbe andare. Abbiamo bene. Pensato all'esigenza di disciplinare questa materia e di individuarla. Poi quando sarà il momento ci confronteremo, vedremo la proposta che farà l'ufficio e daremo il nostro. Abbiamo in testa l'esigenza di garantire il decoro e la dignità delle persone. Questa per voi basta, vabbè, non voglio aggiungere altro. Quindi la prossima seduta consigliare, giorno 8 luglio. Giorno 8 luglio, venerdì. A che ora inizia? E si discuteranno due mozioni. Visto che ha invitato gli... Non voglio parlare solo delle... è giusto parlare anche dei colleghi, c'è una mozione del gruppo Caltagirone Domani, sì? Prima firmataria la collega Oriella Barresi, sì? Che è sulla valorizzazione del fondo marino, che è importante perché ha a che fare con la memoria di questa città, con i beni culturali, con l'obbligo, il dovere morale, etico che abbiamo di onorare un testamento di questo illustre nostro concittadino che ha donato tante delle sue opere, del suo patrimonio culturale al comune di Caltagirone, però come dire, impegnando il comune a fare determinate cose che è giusto e doveroso che vengano fatte. Quindi queste due importanti mozioni che sono atti di indirizzo, questo della collega Barresi e quello del gruppo per la città che vogliamo, che ripeto, impegna l'amministrazione ad attivare tutte le procedure amministrative finalizzate a costruire finalmente il cimitero a Granieri, saranno in discussione venerdì 8 abbiamo detto, sì, perché poi tornerà l'11 il consiglio a riunirsi lunedì 11 l'11. Su altri argomenti all'ordine del giorno. Ok. Grazie Enzo Di Stefano, ricordo il capogruppo per la città che vogliamo. Chiudiamo questo prima tranche di stasera con il suo sorriso sulle labbra, ovviamente per la soddisfazione di quanto fatto, ovviamente tutti ci auspichiamo che sia sempre così per il bene della città, ma anche per il buon andamento del Consiglio Comunale. Adesso, grazie a voi, grazie a lei per la cortesia, per l'interessante discussione che abbiamo avuto modo di fare. Una bella intelligenza. Adesso pausa pubblicitaria, dopo. We'll be right back.